Buonasera a tutti, benvenuti a Casa Chi. Con noi oggi a Casa Chi una donna bellissima, brava, ma soprattutto genuina. Con noi Cecilia Rodriguez. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Che ciao Cecilia. Ciao, cioè, guarda. Guarda, assolutamente spontanea, e infatti approfitto nel raccontare una cosa. Ho avuto modo di conoscerti ad una sfilata, quindi per poco tempo, e ho subito percepito e notato che tu veramente sei una persona super disponibile, carina con le donne, e molto raro questo da trovare, da incontrare, quindi te lo dico in maniera del tutto spontanea. Grazie, grazie. Vabbè, abbiamo avuto opportunità anche di sentirci via Instagram, ma sì, dai, sono una ragazza tranquilla, non sono una che fa mille giri o che ha mille storie, cioè nel senso sono tranquilla. Sono tranquilla con le donne, soprattutto cerco di essere brava con quelle che sono brave, con quelle che non sono brave non se lo meritano proprio. Faccio la croce. Brava. mi sembra giusto, allora, mi sembra giusto. Allora, entro subito proprio dritta sparata, guarda, su questa roba qua, perché c'è questa polemica, insomma, dove tuo fratello, che ieri sera all'isola tuo fratello e tuo papà subito sono stati scelti dal pubblico, no? Però c'è questa polemica che vuole che la Roberta Morise sia un po' il suo... Uso la parola che ha usato Lori del Santo perché mi piace molto. Gli ha detto: Roberta, sei il cerotto di Geremia, se gli stai sempre appiccicata. Allora, io l'ho conosciuta Roberta, ho avuto anche l'occasione di conoscerla in diversi eventi per Milano e per l'Italia. Mi è sembrato sempre una ragazza molto, molto carina. Cioè, sono molto critica io, la verità è che ne ho sempre una per tutti. Per lei devo dire che almeno con me si è comportata sempre molto bene, poi non è che la conosco così bene, ripeto, l'ho conosciuta negli eventi e ho visto e ho notato anch'io, perché come ben sapete sono una donna gelosissima, e non di mio fratello, nel senso, sono molto gelosa, sì, certo. Sono molto attenta a questo, soprattutto sono molto attenta io ai comportamenti delle donne verso gli uomini, soprattutto fidanzati, perché penso di essere una molto attenta a queste cose, perché non... mi hanno insegnato di trattare le persone come vuoi essere trattata tu, no? E quindi io non mi piace quando mi fanno gli scherzi col fidanzato che sono troppo tra... non si era notato, anzi mi sembra che tu l'abbia presa proprio bene quella volta lì, cioè proprio tranquilla, sì, sportiva. Però, sì, soprattutto sportiva io. E così dico che c'è, nel senso, i rapporti è giusto, cioè è giusto averli, e poi soprattutto dentro dei reality e soprattutto dentro l'isola dei famosi si creano dei meccanismi che ti senti un po' solo, ecco, non è il caso di mio fratello perché ha papà dentro e quindi è un vantaggio questo, però ti senti solo, cioè ti senti solo, senti che non c'è tutta la tua famiglia e quindi ti senti un po' sperduto, e quindi qualsiasi carezza, qualsiasi abbraccio, qualsiasi gesto di attenzione che ha uno verso di te, cioè, non so come spiegarlo, cioè, ci vuole un po' di amore dentro l'isola, quindi dico io, se non hanno degli atteggiamenti sbagliatissimi, va bene un abbraccio, non è che uno può impazzire adesso qua o inventarsi le storie che ci sono degli avvicinamenti solo perché uno gli sta simpatico all'altra persona. Dico, non so, non ho visto io da parte di mio fratello niente di troppo, di sbagliato. Ok, okay. Abbiamo strappato il cerotto, Vale? Cecilia, sì, ma poi è molto, con le donne, sarà che anche fratello di due sorelle, è cresciuto in mezzo alle donne, è molto attento lui, molto premuroso nel confronto. È molto donne, carino, è molto carino, ha difeso Stefania, cioè è stato proprio carino, guarda, super carino. Ma lui su quello è guai, non gli toccate le donne perché lui va fuori di testa. Cecilia, tu sei l'unica donna che è stata 2 settimane sull'isola con un uomo nudo di fianco, non l'ha mai guardato, quindi sei l'eccezione. Un mese? Sei l'eccezione. No, ti volevo dire, l'ultima volta che ho sentito Belen, lei mi ha detto, sai, quest'isola sarà diversa per Jeremias, perché l'ultima volta che è andato pensava di essere in un albergo a 5 stelle e a fare una vacanza romantica, perché, ricordiamo, stava con Soleil. Ecco, secondo te lui ha accusato il colpo in questa edizione invece? Cioè, ha sofferto di più dell'altra? Perché ho visto che all'inizio ha avuto qualche difficoltà di ambientamento. Allora, io l'ho fatta l'isola e la prima settimana è davvero terribile. È vero che tu sai cosa vai a fare, non è che non ti dicono e che nessuno sa cosa succede all'interno dell'isola dei famosi.
Quindi, però la prima settimana è veramente difficile perché ti devi ambientare a tutto. Poi io quello che ci tengo a dire è che Jeremias è una persona che fa e non fa parte di questo mondo, del mondo dello spettacolo. E quindi per lui è sempre molto difficile avere a che fare con tutte le persone che ci sono dentro. Io gli dico, fatti i fatti tuoi, tu non ti devi fregare di cosa. Però è uno che si vede, che si alzano le persone quando ci sono le telecamere o fanno tutti i teatrini solo quando ci sono le telecamere. Ed una persona che non è ipocrita, è vera così come la vedete, è così Jeremias, potrebbe essere un po', fatemi passare il termine, posso dire paraculo, non riesce a farlo, lui è così, così come lo vedete, è così. E quindi so che ha un'altra testa lui, come avete visto si è fidanzato, è da 2 anni fidanzato con questa ragazza che è meravigliosa, e penso che sono cose che aiutano tanto, come ha detto lui in questo video, l'altro giorno in un confessionale ha detto che lei lo ha accettato così com'è, non ha cercato di cambiarlo, non l'ho mai giudicato, e quindi penso che questo a lui abbia fatto tanto bene, perché evidentemente ha avuto delle donne prima che non hanno apprezzato questo lato suo, o cioè la sua persona è al 100%, invece lei con i suoi difetti e i suoi pregi lo ama così com'è, quindi lui secondo me ha un'altra testa, molto più sicura di lui, è molto più tranquillo, poi è argentino e ha il carattere che ha, non è soltanto una questione che è argentino, che è un po' così, se devi dire una cosa la dice e basta. Sì, cioè, noi Rodrigo siamo... Sai cosa ha detto Nicola Savino, insomma, parlando di tuo papà e di tuo fratello? Dice, sembrano un po' i miei parenti del sud, sanguini, calienti quando arrivano, eccetera. E poi i miei parenti del sud. Senti, hai citato l'ex, ma tu con Soleil comunque hai mantenuto un ottimo rapporto, che io sappia, no? L'hai vista in queste ultime sortite, in questo Grande Fratello, e lei sta vedendo Jeremias all'isola? Lo sta vedendo, lo segue? Non ho capito. Lo sta vedendo, lo segue? No, io con Soleil non ho mai... È stata mia cognata per il tempo che è stato, diciamo, e ci sono sempre viste, frequentate, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia, non siamo rimasti amiche, non lo siamo mai state, ecco, okay. Eravamo cognate, ci vedevamo, andavamo anche d'accordo, non è che non andavamo d'accordo, però non abbiamo coltivato questo rapporto, quindi quando loro si sono lasciati ero contenta, sì. Ok. No, non so niente, cioè sì, io so, perché ho seguito un po' il Grande Fratello, quindi ho visto qualcosa, però non c'era chi non pensa artista, che una donna insomma. Fratello, quindi... Come? Ho detto non c'era chimica artistica. No, mio fratello è tutto tranne che artistico, quindi figurati se cercava questa chimica. Cerca i rapporti umani del mondo dello spettacolo, proprio non gli interessa tanto. Perché i Rodriguez li conosco tutti e tre, però hanno questa caratteristica che se tu fai parte della famiglia, cioè entri a far parte della famiglia, ti danno il cuore, cioè sei il benvenuto. Quando esci non è che gli stai sulle balle, è che non esisti più, cioè ti tolgono come ti ha tolto la persona con cui stavano, no? Quindi quando uno si lascia con un Rodriguez chiude con tutti. Ma io sì, io la verità, io sì lo faccio questo, ma per rispetto poi alla mia famiglia, perché la verità è che quando finiscono le storie è sempre qualcosa di sbagliato. E io non, cioè, poi capisco se quella persona è rimasta per tanto tempo dentro la famiglia e ha fatto del bene, io sono la prima, li saluto a tutti i fidanzati di mia sorella, i fidanzati del mio fratello. Però non sono quella che riesce ad avere rapporti con le persone che non fanno più parte della famiglia. Penso che sia non dico una mancanza di rispetto, però preferisco così, perché poi si creano dei casini, che hai detto, che non hai detto, che comunque vogliono continuare a informarsi. Io poi sono una che racconta, mi conoscete.
Infatti, ho vero. chiamato, io ho raccontato cose che non dovevo raccontare, quindi preferisco chiudere il rapporto, ecco. Io adoro Cecilia. Senti, Ceci, ma a Verissimo, tua sorella ha detto che non esclude il terzo figlio, anzi, tutt'altro, no? Anche perché voi siete tre e così. Ma chi arriva prima, tu o lei? Cioè, tu a fare il primo o lei a fare il terzo, secondo te? No, mi auguro di poter arrivare al primo io, cioè per prima io a fare questa figlia, perché come vi ho detto nell'intervista, ce n'abbiamo una di nonna qui. No, vabbè, nel caso ci sarà anche la mamma di Ignazio, però non è a Milano, Certo. quindi vi ho detto, dando un po' di tempo, perché già comunque Il questo cane già impegno sta con la facendo famiglia. una scenata di gelosia comunque, eh? Il tuo cane sta già facendo una scenata di gelosia. Ma io li faccio sempre, io sono la più piccola della famiglia, quindi sono così, faccio scene di gelosia con tutti. Gelosa non solo del fidanzato, di tutti, tutte le persone che io voglio bene sono gelosissima. Così. Però no, mi auguro di poter fare io questo figlio perché ne ho 32 e quindi siamo pronti, abbiamo la casa che stavamo anche aspettando di avere la casa per stare più sereni, no? Una cosa che ho imparato di voi italiani, che prima di avere un figlio bisogna avere tutto in regola, È diciamo. vero, la famosa stabilità. Un po' così, sì. E Un po' così, un po' quindi, così. c'è tutto, c'è qua l'uomo della mia vita, c'è il lavoro, va bene, c'è una famiglia che mi aiuterà, abbiamo la casa e quindi siamo pronti, diciamo. Quindi mi auguro di arrivare prima di mia sorella, ecco. Beh, Ma infatti siccome Rosalinda sta cercando anche lei casa, comunque, volevo dire a chi ci sì, segue, anche Rosy sta quindi cercando casa, quindi. step by step, anch'io, step by step. Allora, Prima casa, poi. anche perché Cecilia, lo dicevamo già dopo Santiago, no? Che la prossima saresti stata tu ed è arrivata Luna Maria. Adesso sul terzo, diciamo, devi giocare d'anticipo. No, no, con calma, Dai. con calma. Luna che è piccolina, quindi non sento niente quando faccio il rumore. Cosa Poi dici tu, c'è sta Ignazio che prende mangiando? il pane, non Sta mi sento. Gli ho mangiando fatto una qualcosa che non pasta. può. Strano, Valerio non lo fa mai. Valerio non prende mai le patatine, non Io crocchia c'ho il mai. piatto di Cioè, io fianco, sono no? Io c'ho seduta il di piatto di fianco, fronte. però peso 80 kg. Volevo sapere cosa sta mangiando Ignazio, che invece è sempre così in forma. Lui Cosa mangia sta la pasta mangiando? tutti i giorni. Da Ma bravo fa anche italiano. tanta attività Con fisica, cosa? Con fa tanto l'olio? sport. No, ho fatto col pomodoro, ho fatto i pomodorini, i datterini, li ho tagliati, ho aggiunto un po' di. Eccolo qua, Mangiando una buona bravo pasta, però. Ignazio! Eccolo, Aspetta, eccolo là. Eccolo. vuoi sapere, Valerio? No, voglio sapere la tua dieta, esatto. Eccola. No, ma Ho lui 8 ore di palestra. io dico che la dieta migliore è quella di rispettare quello che il corpo ci chiede. Io lo Mangiare tutto rispetto bene. sempre, sia dal punto di vista Se così culinario fosse, che. staremmo Ma 1.000 kg, dai. no, non bisogna esagerare la qualità, questo bisogna stare attenti. Mangiare tutto, perché nel momento in cui smetti di mangiare qualcosa, poi quando lo rimangi il corpo assimila tutto. Top segreto. Brava, La dieta secondo sì, Ceci. Adesso posso confermare. ha promesso che inizierà ad allenarsi proprio a questione di ore ormai, perché aveva detto che inizierà oggi. Minuti, minuti. Ma no, non è Quindi, il trainer è impegnato. la volta, è la volta che finalmente fa un figlio, guarda. Piuttosto che venire in palestra. Così no, esatto, così salta la palestra. Così yoga. Ciao Ignazio. Non sarebbe male, yoga mi servirebbe in questo periodo soprattutto. Dovrei rilassarmi un po'. Ecco, adesso gli ho già fatto così, basta con questi pomodorini, sta pasta. No, basta che mi sta venendo Cecilia, a fame. invece io volevo chiederti una cosa, ho avuto modo di vedere l'intervista tua e di tua sorella Belen. Lei ti ha definito una persona estremamente sensibile. Tu pensi che adesso, tirando le somme nella vita, hai incontrato persone, più persone che si sono approfittate di questa tua sensibilità oppure che l'hanno vista come un valore aggiunto? Bella, bella domanda. Che domanda? No, io non. Io devo dire che da Difficile. questo punto di vista sono stata molto fortunata perché ho trovato sempre. Ma mi faccio i complimenti a me stessa perché sono brava a scegliere le persone. Cioè, do i tempi. Ho bisogno anche dei miei tempi io. Però sono una persona che prima di fare entrare una persona nella mia vita, la osservo tanto.
perché non voglio più avere fregature. Venendo qua in Italia ho imparato tanto questo perché, avendo la sorella che ho, tante persone si sono avvicinate giusto per stare a casa con lei, per essere, non so per cosa, sinceramente. Però ho imparato e mi sono chiusa un pochino. Quello ogni tanto mi dispiace, però è stato un modo per poter proteggermi, perché appunto, come hai detto, sono molto sensibile e quindi ci rimango male nel momento in cui io ti do e tu mi hai solo fatto del male o te ne sei approfittata di me o non so. E quindi mi sono chiusa un pochino, però sono stata fortunata, devo dire, perché ho trovato sempre belle persone. Pensavo di, venendo in Italia, di non riuscire a rifarmi una vita, no? E trovare tutte le persone che avevo trovato in Argentina. Invece l'altro giorno al mio compleanno mi sono resa conto che c'erano tante persone al mio compleanno, sono tutte le persone che frequento e di belle persone. Quindi sono contenta. Questo è importantissimo, questo è importantissimo. Sì, devo dire che pensavo fosse difficile, invece ce l'ho fatta. 10 anni ci ho messo. Allora, Cecilia, grazie mille Cecilia. Hai un'altra domanda, Valerio? No, stavo dicendo, mi ricordo ancora la prima volta che sei venuta in Italia, che eravamo in un bar con tua mamma a fare la tua prima intervista e parlavamo proprio di questo, del fatto che tu volessi integrarti, anche se eri molto timida, eri una bambina quando sei arrivata, però insomma, complimenti perché è vero, hai saputo coltivare dei rapporti veri e sei circondata da belle persone, quindi ce l'hai fatta, insomma. Grazie, grazie Vale, è stata Ceci, dura. we all love you. Esatto. Grazie. È vero, Grazie. grazie mille, ti Bene. aspettiamo quando vuoi qui a casa Chie, è Quando stato volete, veramente un sono qua. piacere. Piacere Grazie, mio, grazie. un bacione. Ciao. Buona continuazione. Ciao. Buon... Grazie.